Radio Sorriso, più giovane che mai e sempre attenta e pronta a portare nelle vostre case i più grandi interpreti, personaggi del nostro panorama della musica da ballo. Oggi con noi l'avete veramente desiderato tantissimo, parlo soprattutto del pubblico femminile, che come dare torto al pubblico femminile, già dalla radio anche adesso, insomma sono veramente felice di portare nelle vostre case una bellissima voce, una bellissima presenza e direi veramente un bel professionista, protagonista anche delle nostre edizioni di Balliamoci Sopra. Oggi con noi signori Diego Zamboni. Buongiorno a tutti, ciao bellissima, complimenti te sempre grandissima nella tua professionalità, grazie a Radio Sorriso, all'editore, a tutti quanti che mi date questa bella opportunità di entrare così e trovarci in diretta per fare qualche chiacchiera e ascoltare qualche bella. Grazie a te caro Diego per la disponibilità, sappiamo che sei sempre molto preso dagli impegni, questo, quello, su e giù, anche con i concerti qua a seguire tutto, grazie per aver trovato del tempo per noi ma soprattutto per il nostro pubblico che sta già scrivendo che ti desidera da tanti, insomma. Grazie. Ci dicono subito ci manchi Diego, che tristezza, non so quando ci rivedremo. Un bellissimo grazie. Legame col pubblico. Ma diciamo che stiamo facendo delle serate concerto in formazione ridotta, come tu sai la realtà è questa, sì. Parliamo di pianista, cantante, massimo 3-4 elementi, purtroppo la realtà è questa. Con l'orchestra completo attualmente non ho ancora fatto nessuna serata, con l'occasione anche per salutare tutti i miei ragazzi, tutto il mio team che purtroppo è ancora fermo, sperando in una ripartenza, anche che non si capisce bene o male com'è la situazione, perché in tantissime zone d'Italia stanno affrontando il ballo senza nessun tipo di problema, senza nessun tipo di restrizioni, chiamiamolo ballo abusivo, chiamiamolo ballo sì. Di nascosto, però la realtà è che stanno ballando ovunque, anche perché il nostro pubblico, il 99% penso che ormai sia tutto vaccinato con il Green Pass, dunque qual è il problema di non poter far ballare i nostri amici, il nostro pubblico? Punto di domanda. E perché noi siamo ancora fermi, come lo sono anche tanti amici delle sale da ballo? Insomma, sono i classici quesiti che tuttora noi ci poniamo, in quanto siamo l'unico settore che non è ancora partito, purtroppo. È vero, un settore che sta molto molto soffrendo, e tu essendo leader, titolare, imprenditore, perché l'orchestra è una vera e propria azienda con spese, tasse, contributi, dipendenti, non è veramente un periodo facile e stiamo cercando di sopravvivere tutti, soprattutto voi imprenditori, non è facile portare avanti un'azienda così anche di rilievo come la tua, un'attività che è nata nel 2004, giusto Diego? Giusto, 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 nel 2004 ho debuttato con la mia formazione da solista e sono passati parecchi anni, tante soddisfazioni, tante anche amarezze, che però ti sono anche servite per crescere, perché lungo il cammino incontriamo tutti tante difficoltà, tante amarezze che però ci servono per arrivare a determinati traguardi, insomma, dunque se dovessi tornare indietro rifarei tutto. Sì. Diego Zamboni è un artista che si è costruito e si è guadagnato proprio la strada da solo. Sapete, ci sono molti cantanti che magari entrano in una grande formazione e poi creano la loro realtà. Diego è proprio nato da solo, si è fatto proprio con le sue ossa, con tanti sacrifici, tanta passione, tanto amore, anche magari con qualche lacrimuccia ogni tanto, però questo penso sia un tuo grande punto di forza. Ma devo dire che la mia fortuna è stato il fatto di avere sempre gli amici che mi hanno voluto bene, il pubblico che mi ha voluto bene fin dall'inizio, anche quando sono partito da solista come Diego Zamboni, che nessuno mi conosceva, tante porte chiuse ammetto di averle trovate, e però fa parte della vita, fa parte come di quando uno parte con una nuova attività, e di conseguenza questo è da mettere in conto. Naturalmente tutti questi sacrifici, tutte queste battaglie affrontate, poi alcune perse, alcune vinte, insomma, come normale nella vita, si vince, si perde, certo. No? Le battaglie che si portano lavorativamente parlando, però devo dire che grazie al mio pubblico
perché non mi ha mai abbandonato. Devo dire che tutto quello che ho fatto ad oggi, dischi, produzioni, crescere anche a livello di organico come orchestra, anche a livello nazionale, vi dicendo così, lo devo solo ed esclusivamente al pubblico che mi ha sempre dato tanto affetto e mi è sempre stato vicino. È bellissima questa tua gratitudine verso il pubblico che continui a nutrire con brani meravigliosi, come il prossimo che vorrei farvi ascoltare. Parlo di Sierra Madre del Sur, Vento di Pace, questo bellissimo brano ripreso da Diego con la sua voce meravigliosa. Vuoi spendere due parole prima di vedere il video, Diego? Allora, questa è una canzone del grande Semino Rossi, una canzone bellissima, e noi abbiamo unito il nostro inedito che è Vento di Pace, ne è nato proprio un collage di queste due canzoni, Sierra Madre e Vento di Pace. E allora ce lo gustiamo, ce lo ascoltiamo, la nostra splendida voce, Diego Zamboni, a dopo. Ben ritrovati in studio, io sono sempre qui in piacevolissima compagnia a farmi anche due chiacchiere dietro le quinte con Diego Zamboni, ospite odierno di Giro di Tacco. Diego, mi stavi raccontando che hai un bellissimo viaggio a novembre, una crociera? Sì, allora amici, prendete nota, potete prendere anche, scaricarvi la brochure del volantino direttamente dal mio sito internet www.diegozamboni.com. Vado ad anticiparvi che questa crociera verrà fatta dal 14 al 21 di novembre su Costa Firenze, questa nave nuovissima del gruppo Costa. Si partirà da Savona, toccheremo le grandi città come Civitavecchia, Napoli, Palma de Mallorca, Barcellona, Marsiglia, e ritorneremo direttamente a Savona. La cosa importante, amici, qui è il prezzo. Vi invito a scaricare la brochure perché nel prezzo che vedrete a seconda della tipologia di cabina avrete anche le bevande in formula all inclusive, non solo ai pasti ma anche al bar. Questa è una cosa molto importante che sono riuscito a tenere nel pacchetto del prezzo già ottimo che abbiamo fatto per gli amici. Dunque vi invito a scaricare la brochure direttamente dal nostro sito internet e lì avrete tutte le informazioni con i numeri di telefono, va bene? Benissimo. Poi Grazie. ricordiamo che per l'ultimo evento in quel dell'Arena di Lignano Sabbiadoro del 2 settembre anche Diego Zamboni sarà uno dei super ospiti che avremo il piacere, insomma, di farvi ascoltare in quella bellissima location. Sei già stato ospite con il premio Secondo Casadei e sei stato veramente Bellissimo. molto molto apprezzato. Mi fa piacere, è un palco molto importante, grazie anche a Radio Sorriso per avermi invitato per questa bella manifestazione del 2 settembre, una manifestazione importante dove avrò modo anche di rivedere tanti amici e colleghi che non si ha modo di vedere se non in queste belle manifestazioni. Dunque, grazie per questa bella opportunità. Voglio anche ricordare un altro appuntamento, visto che siamo in Veneto e Radio Sorriso la fa da padrone proprio nel Veneto, allora vorrei ricordarvi che venerdì 10 di settembre in compagnia del vostro amico che ascoltate ogni giorno anche a Radio Sorriso, Alex DJ, io e Alex DJ saremo direttamente in una bellissima serata alla pizzeria Der Platz a San Pietro in Gui, in provincia di Padova. Giro pizza, bevande e serata con musica, con le mie canzoni, con l'allegria anche dell'amico Alex, il tutto a 22 euro. Prenotazioni e informazioni vi do il numero di telefono 049 599 1138, venerdì 10 di settembre, io e Alex DJ per questa bella serata in compagnia. Vi aspettiamo numerosi perché non ne faccio tantissime nel Veneto, dunque potrebbe essere anche una È bella vero. occasione per ritrovarci insieme. Approfittatene, approfittatene, mi raccomando, ragazzi. Poi quando è che ci torna il Diego qua in Veneto? Bel ragazzo così, poi una bella voce, ma veramente una bella voce. Io sono stupita, a parte il talento, la capacità, che poi un ragazzo giovane come te, che abbia ha scelto il melodico, ma che allo stesso tempo si sa adeguare al pop attuale, a come si è commercializzato il settore, come è cambiato. È bellissimo, è bellissimo. Grazie, grazie di cuore. So c'è una stima reciproca perché ne abbiamo parlato proprio quando ci siamo visti poi anche all'Alpe Adria, all'Arena, e nell'intervista abbiamo avuto modo di parlare e ti feci anche io i miei complimenti per la tua professionalità e la tua bella vocalità. Grazie, Complimenti anche grazie mille. Io un'altra cosa, prego, prego Diego.
Anche in questa veste di conduttrice radiofonica, complimenti. Grazie. E Diego è sempre gentile con me, grazie mille. Io però ho una chicca da darvi, che me l'ha detto prima in radio, però io proprio devo spoilerare subito anche per TV. Perché la serata del 10, scusate, del 2, il 10 è con Alex, a Der Platz, sempre in Ringo, però il 2 che è a Lignano, il nostro Diego Zamboni ci farà ascoltare in anteprima una nuova canzone, giusto? Certo, allora Occhi Profondi, che sarà la canzone che darà il titolo al nuovo lavoro discografico. Però vi invito anche ad ascoltare nei prossimi giorni Radio Sorriso, perché ho parlato proprio poco fa col direttore e daremo modo agli amici di ascoltarla già in anteprima questa canzone anche sulle frequenze della Ah, che radio. bello, Dunque. che bello. Bellissimo. A questo punto ti leggo un po' di messaggi che sono arrivati per te. Buongiorno, sono Dora da Reggio Emilia. Un saluto, un abbraccio immenso al grande Diego Zamboni. Mi manchi tanto, Diego. Che tristezza. Non so quando ci rivedremo. Un lungo addio come la tua canzone. Vedrò di sopravvivere. Qui abbiamo proprio la disperazione. Grazie, grazie Dora. Bello e bravo, lo abbiamo visto e ascoltato di persona solo 2 volte, però gran bella persona, un signore, ci piace molto, Brunetta e Valentino. Grazie, grazie amici. Mamma mia, che meraviglia di cantante Diego Zamboni, questa è Gabri di Paese. Grazie Gabri, bacione, E grazie poi davvero. ancora un saluto e un grosso bacio al super Diego Zamboni che ho conosciuto all'Arena Rubiconi di Catteamare. Ciao da Teresa della Costa Azzurra. E Ciao Teresa, grazie. poi ne ho ancora. Complimenti a Diego Zamboni per le canzoni. Per me sono tutte bellissime, hanno un qualcosa di speciale e l'ho messa anche come suoneria sul cellulare, il fiore della mia vita. Ciao da Viviana di Verona. Grazie Viviana, grazie davvero. E poi tanti saluti da Loretta, Aurora, Dennis e anche da Monia e Gabriele. Ciao carissimi, Li grazie, grazie conosciamo allora davvero. questi qua? Ci conosciamo. Sì. Bene. Allora, noi abbiamo in chiusura uno dei tuoi ultimi video musicali. Questa è una canzone che è sempre molto richiesta anche in radio. Parlo delle Rose Bianche, è stata anche in classifica fra le più passate, le più ascoltate sia in TV che in radio. Grazie, grazie davvero. È una canzone, pensa che ha quasi 35 Vai. anni, questa canzone. È una canzone che ascoltavo da quando ero bambino e poi parlando con l'autore che è il grande Romano IV, il famoso cantante Romano IV, che ha scritto Chiapponi, il cosiddetto Chiapponi, Sì. che è l'autore di questo brano, e mi propose di riprendere proprio questa canzone. Io ho voluto riprenderla, riarrangiarla e rilanciarla a mio modo. Mi fa piacere che una canzone così bella, che abbia tanti anni, ora come ora sta ripiacendo ancora tanto al pubblico. Sono quelle canzoni che se proposte nella maniera giusta, anche con una presenza adeguata, sono brani che daranno sempre successo anche ad altri interpreti, perché qui esce la tua meraviglia, insomma, esce tutto il tuo carisma, tutto quanto. Te puoi metterti a cantare quello che vuoi, Diego, piaci tantissimo. È arrivato un altro messaggio. Ciao Dagmar, un saluto a te, bravissimo Diego Zamboni. Ogni volta che è venuto a Berti Paglia ha fatto sold out. Il pienone, un abbraccio, a presto da Daniele. Grazie Daniele, un abbraccio anche a te, grazie E davvero. ne ho ancora un saluto al super Diego Zamboni, il nostro poeta bresciano da Milly. Ciao Milena, un bacione anche a te, grazie. Quindi, prima di chiudere la puntata, ricordiamo ancora tutti i tuoi appuntamenti in Veneto e non solo perché ci seguono anche da fuori Veneto, Diego. Allora, ricordo velocemente gli appuntamenti di fine agosto. Mercoledì 25, discoteca XTVO Travagliato Brescia. Venerdì 27 agosto, compleanno al Parco Cervi di Belgioioso, compleanno dell'amico Pilade. Ci sarà la torta per tutti. Sabato 28 andremo in Toscana al Dancing alla Luna Verde a Noce di Vico Pisano. Domenica poi 5 settembre, Palabosco. 2 settembre, grande appuntamento all'Alpe Adria per questa grande serata in musica Ah. con tanti. Il 5 di settembre Palabosco Mela Verde in provincia di Cremona. Venerdì 10 di settembre ospite pizzeria Der Platz San Pietro in Gù. Giro pizza e bevande a 22 euro. Io e l'amico Alex DJ per una serata di musica allegria con tutti Che voi. meraviglia. Poi gli È altri. un piacere vedere che nonostante questo periodo molto difficile, io non voglio entrare assolutamente in polemiche e discussioni, perché questo è uno spazio dedicato alla musica e agli interpreti e a valorizzare ciò che...
che è del mondo musicale. Ci sono già abbastanza trasmissioni nazionali, non solo, che vanno in polemica. Io lascio il salotto delle discussioni in altre situazioni, in altre emittenti. Qui parliamo di cose belle, di musica, persone belle, artisti, professionisti come Diego Zamboni, a cui voglio fare anche veramente tanti complimenti per la parte umana che è uscita nei confronti di tutti i suoi dipendenti, che è riuscito a tutelare finora anche economicamente, e veramente complimenti Diego, perché non è facile, e bravo per il tuo intervento, insomma, veramente. Grazie, grazie di cuore, colgo l'occasione anche per salutare tutte le mie ragazze al gran completo, salutare tutti gli amici colleghi, in bocca al lupo per tutti in questo momento difficile, grazie a tutta la direzione della radio, grazie a te per la tua professionalità e per la tua gentilezza come sempre, e che dire, grazie Radio Sorriso, viva Radio Sorriso, viva tutti gli amici che ascoltano questa bella radio. Ti ringrazio Diego, ho ancora due saluti. Ciao Dagmar, un saluto veloce veloce al grande amico Diego Zamboni da Silvano Furlanetto, che saluto anch'io. Ciao Silvano, ciao grande. E poi sono da Villa, ciao Diego, ti mando un saluto, cantante completo in tutto, meravigliosa persona. Bello che dicano meravigliosa persona, non solo bravo cantante, bello. Troppo gentile, amici. Grazie. E allora ragazzi, l'avete preso nota di tutti gli appuntamenti qua in Veneto, almeno il 2 settembre all'Arena Alpe Adria, il 10 insieme ad Alex So, il nostro collega appunto Alder Platz a Sempietrengo, 22 euro a persona, insomma, il viaggio a novembre, tutto incluso pure le bevande, approfittatene. Ci lasciamo con Le Rose Bianche, Diego Zamboni. Diego, ti lascio fare i saluti finali, e se vuoi ricordare anche i tuoi social. Guarda, io vi invito a visitare direttamente il mio sito internet www.diegozamboni.com, dove troverete tutte le serate, visitare la mia pagina ufficiale Diego Zamboni di Facebook. Se non siete ancora sintonizzati, basta che o mettete segui o mi piace, automaticamente quando noi pubblichiamo i nostri eventi sarete subito informati, e Instagram Diego Zamboni Official. Dunque vi aspetto su anche le nostre pagine ufficiali. Io vi ringrazio, grazie a te per questa bella opportunità che mi hai dato, e amici, arrivederci, a prestissimo. Grazie a te Diego, qui sei sempre il super benvenuto, anche perché abbiamo la calca di donne fuori che veramente vanno via di testa. E avete ragione, cara, avete ragione. Grazie Diego Zamboni, grazie Giovanni in regia, vi lascio con l'ultimo video, Le Rose Bianche. Grazie, grazie, grazie a tutti, buona giornata.